Ciao ragazzi, io sono Red e come ormai sapete faccio il soft gunner. Sapete cos'altro faccio oltre al soft gunner? No, dai. Quindi oltre a soft gunner faccio anche il videomaker e soprattutto, ancora più importante del videomaker, faccio il civile. E come ben sappiamo, normalmente l'abbigliamento che utilizziamo quando giochiamo a soft air è molto diverso da quello che utilizziamo quando usciamo il sabato sera. Ecco che il buon Red vi porta quindi una recensione non tanto di robe prettamente per il soft air, ma di cose un pochino più civili. In particolare recensiremo il nostro outfit, quindi come ci vestiamo noi in negozio, che poi mettiamo anche fuori dal negozio perché siamo particolari e perché soprattutto quando uno trova delle cose comode che funzionano, perché cambiarle? Prima di farvi vedere l'incredibile nuova divisa quindi che utilizziamo in negozio, sigla! Puoi incazzarti se non ho un cameraman. Oh, come le faccio le cose? Questo è il nostro outfit quando siamo qui in negozio. Magliettina Claw Gear, super aderente, molto bella per far vedere quanto siete grossi e le tette nel caso. E successivamente, abbassandoci, eccolo lì, possibilmente non inquadrando proprio il pube. Cintura Cobra con sganci rapidi e anche l'anellino per attaccarci ai veicoli. Della Austrian Alpine. Pantaloni Panther della Defcon 5, tra l'altro azienda italiana, supportiamo le aziende italiane prodotte in Italia. E infine Loa, mi è anche uscito un laccio. Loa neri alti, sono veramente super comodi, ve l'ho già detto un sacco di volte. Il tuo servizio qui non è più richiesto. L'abbiamo già detto tante volte, i Loa sono tra gli stivali più comodi e funzionali che noi abbiamo mai provato in vita nostra. Li ho provati veramente quasi tutti, ragazzi. So che tutte le volte che dico che mi piacciono i Loa c'è qualcuno che deve dire no, io preferisco i Crispy McBacon. Va bene, ci sta. Quindi va bene, non so cosa dirvi, noi ci troviamo molto bene con i Loa, l'unica piccola pecca dei Loa è che si scivola leggermente. Io ci ho calato una montagna, c'è anche la storia su Instagram, mi sono messo i ramponi ed era perfetto. Comunque, vabbè, non entriamo nel merito. Abbasso la luminosità e proseguiamo a capire perché l'abbiamo settata così. Partiamo dalla magliettina della Claw Gear. Noi siamo sponsor ufficiali Claw Gear, quindi siamo raccomandati. No, siamo grandissimi fan di Claw Gear, gli abbiamo comprato talmente tanta roba che a un certo punto ci hanno detto vabbè, vi facciamo sponsor, perché insomma, no, prendete. Queste maglie qui in particolare, che sono un taglio, come vi ho già detto, molto aderente, sono state pensate per essere messe normalmente sotto la combat, quindi sono maglie da tenere sotto. Il vantaggio qual è però? Che essendo molto molto leggere, quando c'è caldo quasi non le sentite. È un materiale veramente ottimo, io personalmente ho un sacco di problemi con le cose fatte con i simil petrolio sintetici, queste sono veramente perfette, non mi irritano in nessun modo, sono molto comode, sì, ho la pelle come le principesse Disney. Come avete visto prima, vestono veramente molto bene, personalmente mi piace anche come si chiudono intorno alle braccia, si possono utilizzare anche da sole. Sono al pari di quelle magliette un pochino più aderenti che potete trovare da Calvin Klein rispetto che da altri negozi del tipo, però personalmente queste mi piacciono veramente tanto, sia perché sono estremamente comode, sia perché d'estate non le sentite, ed è un gran vantaggio a mio parere. Per quanto riguarda la Cobra, mi sono già espresso, trovo che sia estremamente comoda, noi la utilizziamo anche per giocare, normalmente la mettiamo dentro i cinturoni della Templar Gear, è ovviamente l'unica cosa che ha un taglio un pochino tanto militare, questa volendo, e personalmente mi piace tanto perché non ho poi problemi anche a uscirci e farci altre cose, chiaro che a lavoro si sposa benissimo con l'outfit. Piatto forte della recensione sono i Panther della Defcon 5. Personalmente trovo che siano pantaloni fenomenali, principalmente perché non hanno il solito taglio da pantalone cargo. Con questo voglio dire che, a differenza dei cargo normali che tendono ad essere molto bragosi, molto grossi, molto ingombranti, questi hanno un taglio un pochino più slim fit, quindi tendono a stare un pochino più aderenti al corpo, il che li rende molto meno ah sì, ho un pantalonaccio cargo che mi devo infilare per forza dentro gli scarponi, è un pochino più un pantalone che si può utilizzare sicuramente per giocare soft air, come semplicemente per andare in montagna a far camminate, ma che comunque è un taglio un pochino più curato rispetto a un pantalonaccio cargo normale. Cosa molto importante che io apprezzo tanto è anche il taglio che è stato dato alle tasche. Oltre ad avere veramente un casino di tasche, e mi avvicino per farvelo vedere, poi come al solito siete voi che vi avvicinate, ma vabbè, comprese due frontali, una che ha l'attacco strap e tra l'altro anche una mollettina per tenere ferme le cose dentro, e un'altra che è semplicemente pseudo vuota con un cordino per tenere all'interno le cose, ha ovviamente i tasconi laterali che sono divisi in due. Ho la tasca principale in alto, dove dentro ci sono gli elastici di ritenzione per
per tenere le cose dritte nel caso i caricatori, se ci volete mettere dentro, e poi dopo quella laterale, questa qui, dove possiamo mettere dentro dei documenti o delle cose che dobbiamo tenere. Anche in gamba non sono enormi, tendono ad essere giusti a seconda della taglia che avete, e personalmente è una cosa che mi piace tanto, perché tendo a vedere che i pantaloni da soft air sono bam enormi tendenzialmente. Questi invece hanno un taglio più carino, più leggero e sottile. Tra l'altro sono fatti in ripstop, quindi è cotone, però è anti strappo. Io li ho usati per qualunque cosa, anche ad allenarci, perché normalmente finiamo di lavorare qui, andiamo direttamente ad allenarci e non ho veramente mai sofferto in nessun modo. A prova del fatto che questa roba qui è veramente utilizzabile per la qualunque, da allenarvi se vi volete allenare, non in tuta ovviamente, e allo stesso tempo venire a lavoro o magari andare a fare un giro con i vostri amici a un parco divertimenti e vestirvi così. Ovviamente, neanche da dire, sono perfetti per il poligono ed è anche uno stile che per andare a sparare è molto comodo, perché poi dopo ovviamente è funzionale a quello che state andando a fare ancora di più che lavorare in negozio o magari andare a giocare a soft air con un abbigliamento che è un pochino in mezzo. Quindi voi amanti del calibro siete a posto. Una cosa importante prima di passare ai Lua, come vi ho già detto, le magliette hanno il nostro loghino, noi le vendiamo ovviamente solo col logo Coro Gear per adesso, più avanti stiamo ragionando se fare anche noi le magliette. Nel caso fateci sapere se sareste interessati ad avere queste stupende, incredibili, pesanti, stupende. Sto flexando un po' troppo in questo video. I Lowa, bellissimi, stupendi, ne ho parlato veramente tanto, quindi non mi ci soffermerò più di tanto. Ne parlo da un punto di vista di comodità e funzionalità per quello che dobbiamo fare noi in negozio. Io personalmente ritengo i Lowa tra gli stivali più comodi e meglio realizzati della storia degli stivali. Per me sono veramente fenomenali, quelli a taglio alto mi fanno impazzire. Noi li usiamo d'estate e d'inverno nello stesso identico modo e ripeto, non mi ci sono mai trovato male, mai in vita mia. Tra l'altro avrei il piacere di sottolineare che io ho il piede piatto, sono anche stato operato alla stragolo più volte e normalmente gli scarponi mi danno un po' di problemi, mi danno fastidio tenerli tanto. Io ultimamente li sto usando tutti i giorni per 12 ore al giorno e oltre ad essere incredibilmente comodi sono mantenuti perfettamente, perché non solo li uso qui dentro ma ci vado anche a giocare, quindi sono posti sotto uno stress assurdo, senza parlare del fatto che, come ho già detto, ci andiamo anche in palestra, quindi veramente ci faccio la qualunque e non ho veramente niente da dire a riguardo se non complimenti a Lowa. Come detto, questa è la nostra divisa che teniamo in negozio. Personalmente è estremamente comoda e soprattutto è funzionale a quello che dobbiamo fare e versatile. Penso che versatile sia la parola del giorno. Ovvero che avendo queste cose, delle caratteristiche che si pongono perfettamente in mezzo tra ambito ultra tattico e ambito civile, possano essere poi andate a prendere e riutilizzate, per così dire, in maniera completa, cioè coprono un pochino tutto lo spettro. Personalmente adoro questo tipo di stile e soprattutto è molto comodo perché poi può essere riutilizzato in vari ambiti e non solo per il soft air, quindi è una spesa che ha un senso. Sul nostro sito trovate una sezione apposta sull'ambito civile dove c'è tutta questa roba che io indosso, che quindi potete andare a spulciarvi e trovare la roba che fa più al caso vostro. Ovviamente tutto quello di cui ho parlato è linkato in descrizione, quindi potete trovare tutte queste cose qui. Fateci sapere nei commenti se vi piace questo stile, se invece facciamo schifo, fateci sapere nei commenti anche perché. Comunque commentate, iscrivetevi e mettete mi piace e soprattutto condividete il video con i vostri amici, ci aiuta a crescere e portarvi contenuti sempre migliori. Cacchio, arriva l'estate, c'è caldo, fare i video è pesante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo soleggiato, afoso, pieno di calura sabato. Come al solito noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video e veniteci a seguire su Instagram perché pubblichiamo una marea di contenuto. Stay angry.